li trulla l'odor dell'umera, la selva e li coz tarantina, a San Nicola da bere, zita mia te voglio pur te. Questo è un paese simpatico e gentile, questa è la Puglia mia, te l'ha già fatta vedere. Viene, viene, t'ha già portato un paese. Viene, viene, navimma con zule. Canta, sona, straieta all'usta nicchie, miezza sti gambe fiorute, nu vasicchia te la giade. Tra l'incanto della Gargana, a Foggia, Peschi c'è Vieste, siente sta gente serena, che veniella te fece assaggiare. Questo è un paese, che adora da paradiso, questa è la Puglia mia, te l'ha già fa vedere. Sant'Agata di Puglia è un comune di circa 2.000 abitanti della provincia di Foggia, di fondazione medievale, ha ricevuto la bandiera arancione nel 2002 ed è anche città del buon vivere secondo l'Associazione Internazionale di Città Slow. È situata a 800 metri sul livello del mare e appunto dal suo castello, dalle sue piazze, si gode di una meravigliosa vista panoramica che dà sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Campania, e proprio per questo è chiamata la Loggia delle Puglie. A toppa la marina, la pretara sandulinza, bella te pazza vere. Viena, viena, t'ha già portato un paese. Viena, viena, navimma gunzule. Sindaco di Sant'Agata di Puglia, Gino Russo, Sant'Agata ieri, ma anche oggi i piccoli comuni trovano sempre mille iniziative per rivitalizzare un passato fastoso, ma anche un presente che non è niente male. Sì, i piccoli comuni continuano a vivere, grazie anche al nostro impegno, anzi, soprattutto al nostro impegno e al coraggio ancora di chi vive in questi luoghi. Sì, Sant'Agata ieri, Sant'Agata oggi, ovviamente, come sempre si dice, non c'è futuro senza passato, per cui noi cerchiamo sempre di custodire al meglio quello che il passato è stato, il passato glorioso di Sant'Agata. Quindi l'amministrazione comunale, io in prima persona, che ho una sensibilità particolare per i beni, come dire, storici, artistici, architettonici, a Sant'Agata ne abbiamo diversi, sia di proprietà pubblica che privata. In questo senso stiamo facendo tanto. Stiamo facendo tanto anche per dare un motivo in più, quindi per parlare non solo di cultura, ma per coniugare la cultura con il turismo e quindi anche con l'enogastronomia e con i prodotti, perché oggi si parla tanto di enogastronomia, con i prodotti di alta qualità che abbiamo nella nostra zona. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo? Bene, stiamo facendo un intervento molto importante sul nostro antico castello. Le origini, ovviamente, come tutti sappiamo, sono addirittura longobarde secondo alcuni, e quindi ha attraversato tutto il periodo che va da quello longobardo al normanno, è inutile che ci ripetiamo, quindi all'angioino, eccetera eccetera. Si sta facendo un ottimo lavoro per dare dignità nuovamente a questo luogo. Gli interventi sono tanti, che vanno dal restauro della cinta muraria, che in parte è già sistemato, più tardi avremo modo anche di visitarlo, al recupero di alcuni ambienti, altri erano già stati sistemati, non solo, ma alla sistemazione, ad esempio, dell'antica cappella dedicata a Sant'Agata, che è la più antica ed è l'unica dedicata alla Santa Patrona, che, stando almeno a quello che diceva lo storico locale, Don Lorenzo Agnelli, che merita tutto il rispetto da parte nostra,
dobbiamo far conoscere ai pugliesi, prima di tutto, questo straordinario territorio. Sant'Agata di Puglia ha anche dei punti di book sharing, uno in piazza 20 Settembre, l'altro la bibliocantina al Castello Imperiale. È uno dei borghi della lettura, primo in Puglia, e recentemente è stato insignito anche dell'etichetta di Città che legge. Sette vacche ben cresciute con sei pecore arrosto, cinque piatti maccheroni, lì braciole e cannello, quattro colombe che vanno volando e con tre pesci che vanno nuotando e due lepre ben correnti, nubanare de peregalando, nubanare de peregalando. Eccoci nell'antico forno a paglia di via Indipendenza. Pensate, questo forno esiste, praticamente quasi unico in tutta la Puglia, sin dal 1400-1500, il periodo in cui il paese iniziò a espandersi oltre la zona del Castello Imperiale. Siamo con un ospite d'eccezione, Toni Sant'Agata, amante come sempre del suo paese, tanto che ogni tanto ti ritroviamo piacevolmente a Sant'Agata, paese che porti nel tuo nome da sempre. Questi luoghi io li ho amati da bambino, quando vedevo che incominciavano a essere trascurati li ho cantati, ho scritto poesie che dopo ho musicato e oggi mi ritrovo nella grande, stupenda e meravigliosa occasione in cui questo luogo viene celebrato da voi e da tutti quanti quelli che ci stanno guardando. Per cui un regalo più grosso di questo non me lo potevate fare. Ma il regalo l'hai fatto tu a noi con questa sorpresa stamattina, questo incontro casuale. Luoghi che hanno ispirato le tue canzoni, canzoni che hanno dato il via a una grandissima carriera come chiaramente ambasciatore di pugliesità, il primo ambasciatore di pugliesità nel mondo oggi e soprattutto fautore del cabaret quando molti ancora non sapevano cosa fosse. Ma a dire il vero, io sono stato proprio il primo a inaugurare un locale che io stesso avevo chiamato cabaret, perché in quegli anni noi facevamo un tipo di comicità. E dico noi perché erano tanti altri gli amici che avevano questa voglia di comunicare gioia al pubblico, ma lo facevano in altri dialetti, ovviamente soprattutto nel dialetto napoletano, seguendo l'antico rituale della lingua napoletana. Io in effetti ho voluto un po' cambiare tutto, perché con la chitarra in mano nei primi anni 60 avevo già incominciato negli anni 50 praticamente, in un locale di Roma incominciai a raccontare aneddoti sul mio paese, sul mio territorio, sulla mia regione, e questi aneddoti poi erano conditi con le mie canzoni. Qui nasce una carriera di grandi successi che ti ha portato davvero in tutto il mondo. Ricordiamo un grande concerto anche al Madison Square Garden, a New York. Sei amatissimo ovunque, sei ambasciatore di pugliesità e soprattutto appunto hai raccontato la Puglia vera. Io in effetti ho avuto la gioia di essere invitato a cantare in un concerto per la prima volta nel Tempio. Tempio della musica leggera mondiale, al Madison Square Garden. E quando ho cantato Quanto è bello primo amore, questa canzone è stata scritta man mano che io facevo i miei spettacoli di cabaret e ogni sera ci aggiungevo qualche strofa, perché questa è una canzone che insieme all'ironia porta anche la comicità. Quando ho fatto Lumaritiello, ovviamente Lumaritiello era già arrivato negli Stati Uniti con tutti i dischi, con tutto quello che era successo, con la mia vittoria canzonissima. Ma l'esplosione, ti devo dire, è stato quando ho cantato Che si mangia la zita. La zita diede proprio la prima prova di una tarantella pugliese. La prima volta anche i napoletani si meravigliarono perché continuavano a dire ma la tarantella è nostra. Sì, giustamente, ma dico io c'ho un tipo di tarantella che in questi anni sto cercando di confezionare. Bracalone, il giorno che la moglie ci fece un mazziatone, quando è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
Siamo nell'antico frantoio ipogeo appartenente alla famiglia Nova, un frantoio appunto in cui si macinava l'olio a pietra. Vito Soldo, tra gli esponenti dell'amministrazione comunale e soprattutto tra coloro che hanno particolarmente attenzione al recupero dei beni utili alla comunità santacatese. Questo frantoio ha una storia lunghissima. Una storia lunghissima, è comunque giusto ricordare e tenere alto il nome di questo frantoio e della famiglia stessa che oggi ci dà la possibilità di visitarlo. Frantoio si salva proprio perché ben custodito negli anni e ad lavorato fino al 1927, anno in cui poi è stato fermato del tutto ed è stato adibito come deposito. Adibirlo a deposito è stata la fortuna di questo frantoio perché i proprietari, avendo una stalla di fianco, avevano messo nella parte del frantoio tutta la paglia che serviva per gli animali, quindi coprendo il tutto. Negli anni che è stato pulito è uscito fuori il nostro spettacoloso frantoio. Davvero spettacolare, e davvero molto interessante con questo fantastico così fresco tipico della grotta, delle grotte santagatesi. Abbiamo una temperatura sempre costante perché comunque questo è scavato interamente nella roccia. E la particolarità è che sopra comunque ci abitano e questa è la tipicità delle case, delle grotte scavate a Sant'Agata, in questi ambienti che sono asciutti, temperatura sempre costante, e oggi ne abbiamo una prova evidente. Paese simpatico e gentile, questa è la Puglia mia, te la già fa vedere, viene. Castello Imperiale di Sant'Agata di Puglia. Dopo una faticosa salita ci siamo finalmente arrivati, castello di origine longobarda che raccoglie una leggenda bellissima che riguarda il Dux Agatone, quindi il capitano Agatone, leggendario sospeso tra realtà e fantasia che Tony Sant'Agata, e questa è una chicca, ha avuto anche il pregio di interpretare con una meravigliosa riscoperta anche della lingua appunto del vernacolo santagatese. C'è una somiglianza tra te e Agatone, una somiglianza in questo profilo particolare, Tony. È una cosa straordinaria che io ho scoperto proprio quel giorno in cui dovevo rappresentarlo in questa meravigliosa, bellissima rappresentazione che viene fatta tutti gli anni. E stavo qui, bello vestito, alzai la testa e dissi: ma questo profilo non mi è nuovo. Vabbè, ma a parte le somiglianze, io devo dire che questo nostro Dux è stato un pochettino maltrattato dalla storia, perché in effetti si parla soltanto del fatto che fu così decapitato dal suo barbiere. Vorrei fare una piccola annotazione al fatto che tutto sommato un principe così importante, così astuto tra l'altro, non era proprio così fesso da mettersi sotto le mani del barbiere proprio il giorno in cui lui doveva impalmare la sua fidanzata. Detto questo, devo dire che Agatone rappresenta invece una realtà straordinaria, quella della dominazione, o se vogliamo non dominazione, comunque del regno longobardo dalle parti nostre. Tutto ci fa pensare come quella cultura che allora nasceva, quella cultura ha influenzato poi molto anche la storia e la storia, diciamo, sacra del nostro territorio. Il Castello Imperiale per me, voglio dire, è soprattutto un castello normanno, perché proprio c'ha tutte le caratteristiche del castello normanno che è stato rifatto appunto sulle quelle che erano le orme della fortezza longobarda. E qui siamo in un momento straordinario della storia antica, perché evidentemente da qui molti hanno assistito a una battaglia epica che fu quella tra i nostri romani e Pirro, re dell'Epiro, questa grande battaglia che si concluse, come noi tutti sappiamo. Questo castello è stato l'origine di una mia canzone scritta proprio quando ero bambino.
volevo scrivere qualche cosa nel mio dialetto e scrissi Lu Castig, Lu Pont, Lu Mont, San Roc, San Carlo, la Liscia, a questa bella aria fresca, zita mia te voglio pur te, questo è un paese, sembate che è gentile, questa è la terra mia, te l'ha già favore, viene, viene, t'ha già portato lo paese, viene, viene, navimma consulè, canta, sona, sdraieta lo stannicchio, mezza sti campi fioruti, nu vasicchietta la giare. No, questo per dire che poi io già allora pensavo non solo al folk, ma pensavo anche chiaramente allo swing, a questo stile che poi logicamente è stato tutto il mio percorso artistico. Ma la canzone successivamente, tanto per il riferimento che vogliamo fare, diventa ancora più lunga, perché io dico poi l'itrull, l'odor de l'umero, oppure tra l'incante de lu gargane c'è un uomo che... Questa canzone si chiama Puglia mia, ma trae origine da qua. A San Nicola de Bere, zita mia te voglio pur te, questo è un paese simpatico e gentile, questa è la Puglia mia, te l'ha già fatta vedere. Siamo al ponte romano di Palino, il ponte cosiddetto oraziano a tre luci con dorso a schiena d'asino, lungo circa 200 metri, che poggia ancora i suoi pilastri su quello che una volta era il letto del fiume Carapelle Calaggio, ormai asciutto e deviato il suo corso di circa un chilometro. Questo fu il ponte su cui transitò Orazio, su cui transitarono tantissimi personaggi della storia. Il ponte oraziano di Palino fu un punto importantissimo della via Beneventana, appunto una deviazione dell'Appia che da Roma portava fino a Lecce. Il ponte romano di Palino oggi subisce un fortissimo degrado e ormai abbandonato a se stesso a causa delle condizioni meteo, appunto, e del lungo corso di storia che ha attraversato, tanto che appunto sono stati fatti tantissimi appelli per salvare questo bene architettonico importantissimo e semi sconosciuto della nostra bellissima terra. Chi ha visto l'uva e se mise paura, non sapeva buona qual è la verità. Over l'uva che magna e creatura, e o piemontese che vimma caccia, e o piemontese che vimma caccia. E siamo al momento culinario, qui a Tenuta Sant'Arcangelo, con una bellissima veduta panoramica di Sant'Agata con Gerardo, che tiene insieme questa bellissima tenuta diventata ristorante, bed and breakfast, e anche una bellissima piscina ristoratrice. Abbiamo portato anche il mare a Sant'Agata di Puglia. Sì, a Sant'Agata di Puglia. Qui abbiamo preparato qualcosina giusto per un po' per farvi vedere le nostre specialità culinarie, ma ci siamo limitati alle orecchiette con le iete, in dialetto la ricchietella e le iete, poi abbiamo delle orecchiette al sugo,
abbiamo la cosiddetta vraciola, questa è la vraciola, vraciola. Ecco, poi abbiamo, ho preparato dei peperoni con le uova classici, i nostri asparagi che raccogliamo nel bosco messi sotto olio, peperoncino piccante, abbiamo il nostro olio che produciamo noi, il nostro vino. Questo qua è il giuggiolino, è un liquore che facciamo con le giuggiole, gli giuggiole, eh? Questo qua invece è il nocino. Tutta di produzione propria. Tutta roba nostra. Le olive che mettiamo noi in salamoia, fate la marmellata di melecotogne, la marmellata di amarene, poi abbiamo la conserva di pomodoro, le nostre uova delle nostre galline, i scalladiel. Si può dire che a Tenuta Sant'Arcangelo si mangia a chilometro zero, quindi con produzione propria, con prodotti raccolti, preparati e cucinati direttamente in questa zona. Questo è il classico soffritto di maiale con i peperoni e le patate. Famosissimo, valorizzato molto anche in questo periodo, e poi tanti prodotti di panificazione. Certo, abbiamo fatto anche la disfida del soffritto a bovino. Questi sono i sempre freschi, le pastarelle famose che si mettono nel latte la mattina. Questa è la pastarella con la marmellata di amarena, i tarallucci col vino e il pane. Soprattutto il dolce. Soprattutto il dolce tradizionale sant'agatese, tradizionale del periodo natalizio, ma noi lo mangiamo tutto l'anno. Tutto l'anno, le susumiette. Praticamente sono, in italiano li traduciamo come dei succhi a miele, perché sono dei dolcetti così. Fatti con le mandorle o le noci sopra e il miele. È una pasta frolla fritta con il miele e le mandorle sopra, grattate. Con un plus valore, diciamo, appunto della bontà sempre del prodotto tipico e anche appunto i prodotti caseari. I salumi, ricottine, i nodini di mozzarella e i nostri salumi. Questo è il caciocavallo classico, insomma, nostro qua che abbiamo. E poi ci sono tanti altri piatti, adesso stiamo preparando l'orto, quindi andremo con i tard, macaroni e tard e così via, tutte le nostre specialità. Bontà tipiche locali, semplici ma assolutamente deliziose. Esclusivamente a chilometro zero, questa è la nostra produzione che facciamo. Spiegazione. 16 kg di salsicce, se le mangia secche e secche, 15 kg di vermicelli, basta la veste e lo senariel, 14 kg di insalata, e mal lasciata senza apie, 13 kg di confetti. Sant'Arcangelo è una tenuta dell'Ottocento, restaurata e ristrutturata appunto per diventare ristorante albergo, ma ci sono ancora evidenti alcuni segni architettonici importanti come gli archi. Sì, ci sono tre, questa è una zona dove ci sono tre archi, di cui uno è un arco che sostiene la scala che porta al primo piano, questo qua è l'altro arco che sostiene praticamente la parte di qua, mentre l'altro arco sostiene la parte dall'altra parte. Quella sala ristorante, diciamo, dove ci sono i tavoli, quella dovrebbe risalire al 1600 da un amico archeologo che c'ha, perché è una botte unica, mentre di qua, questa zona qua pare che sia diciamo ricostruita in un secondo momento e sia stata fatta nel 1820, perché abbiamo tutte le volte a vela. Questa è un casale, il cosiddetto casino di caccia della famiglia Barbato, in origine una famiglia di origine napoletana, che vennero qua a Sant'Agata praticamente e hanno praticamente realizzato questo casino, delle altre masserie qua nella nostra zona. Qui praticamente vivevano i contadini nella parte sotto dove siamo noi adesso, di qua c'erano le botti con il vino e l'olio e sopra nella parte superiore dove noi viviamo adesso noi c'erano gli appartamenti dei proprietari. Questa è la storia del casino di Sant'Arcangelo, così chiamato. Viena, viena, navi ma consule, canta, sona, straie dall'usta nicchie, mezza sti camba fiorute, nuva sicchia della giada. Tra l'incanto dell'ugargana,
foggia peschi c'è vieste, siendo sta gente serena che veniella te fece assaggiare. Questo è un paese che adora da paradiso, questa è la Puglia mia, te l'ha già fa vedere. Tappa obbligata per chi visita Sant'Agata di Puglia è la Cantina della Canonica, ristorante tipico, cantina naturalmente sotto la chiesa madre del paese, nel centro del nostro borgo sant'agatese, e soprattutto un tavolo pieno ricco di delizie cucinate dal nostro chef Rocco, una parte delle delizie che si trovano qui alla Cantina della Canonica. Rocco, partiamo dalla pasta fresca, immancabile sulle piatti, sulla tavola sant'agatese. Senz'altro, quella non può mancare perché forse è il prodotto principale dei nostri borghi, diciamo, delle nostre zone. Qui abbiamo presentato dei ravioli che l'abbiamo trasformati anche come piatto tipico, perché questo è un piatto particolare che è dolce con lo zucchero, cioè ricotta, è un raviolo con ricotta e zucchero che viene fatto in agrodolce con un ragù di carne mista che viene preparato in questo modo nel nostro paese. Poi ognuno ha le proprie fantasia nei ragù, nei sughi. Poi abbiamo della tagliatella, dei troccoli, questa è pasta all'uovo, abbiamo dei cavatelli lunghi che vanno, diciamo, fatti a mano con due o tre dita, e questi sono indicati più per le verdure, per la pasta con il vecchio formaggio che si usava una volta, con il formaggio dei poveri, che era è pane raffermo, grattugiato, fatto sottile, fritto con aglio, olio e prezzemolo. Piatti poveri della tradizione che davano un po' l'illusione della ricchezza. Per chi non aveva la tipologia del formaggio si adattava a quello che era. E poi abbiamo dei cavatelli che io ho trasformato con i fagioli, che sono molto più piccoli, la stessa tipologia, però comunque sono più piccoli, vanno bene con i legumi, e io l'ho trasformato con i pasta e fagioli che legano molto bene. Poi qua abbiamo una frittata con la cipolla, che non in tutte le case, non a tutti piace, però qua la mangiano. Senza ingredienti locali, cipolle e uova locali, sì. Appunto, perché Sant'Agata, diciamo, come dire, è un grande territorio ampio anche di produzione enogastronomica, oltre che di trasformazione. Sì. E questa è la maggior parte, tutti i prodotti locali, come pure questa ricotta, che è una ricotta che noi prendiamo nella zona ed è prevalentemente di vaccino, cioè di mucca, di latte di mucca. Qui abbiamo una particolarità che il nostro, diciamo, sotto certi aspetti sono i nostri bottoni all'occhiello, no? Perché questo qua è il pancotto. Pancotto che ne vado fiero, perché comunque è un pancotto che tutti mangiano con piacere e con gusto. Pancotto con la rucola, io l'ho messo per una presentazione con il pane, per la parte dell'occhio, perché in realtà è più la parte del gusto che va che quella dell'occhio. È un piatto sempreverde che si mangia in tutte le stagioni, che piace particolarmente a tutti. Anche questo è un piatto povero, fatto di pane, rucola, patate, ma assolutamente gustosissimo. Sì, anche perché comunque il pangotto lo possiamo trasformare in vari modi, e non solo con la rucola, lo possiamo fare con i broccoli, lo possiamo fare con qualsiasi tipo di verdura. Lega moltissimo e quindi dagli sapore è particolare. Abbiamo le fave cicorie, che è un altro prodotto tipico locale. Quelle sono fave fatte tipo minestra e sono fave fresche con le cicorie fresche che vengono messe. Quello che abbiamo parlato già prima sono i ravioli dolci che abbiamo detto con la ricotta. I famosi cavaiuoli con lo zucchero. Cavaiuolo con zucchero. Poi abbiamo dei sottoli, come i funghi, lampacioni, melanzane che trasformiamo noi direttamente, delle olive, che queste qua sono olive cotte al forno, non sono olive normali. Abbiamo dei funghi fatti con olive e pomodoro. Quella è un'altra particolare tipologia di Sant'Agata, sono i lampacioni, e cioè questi,
però trasformati con il pomodoro e la salsiccia. Quelli li possiamo fare in vari modi, si possono fare anche solo con l'uovo in bianco, oppure farli con il pomodoro e l'uovo, cioè uniti l'uno e l'altro. Trasformati in una versione più invernale, diciamo così, mentre hanno varie invece è una verdura tipica della nostra zona, ricordiamolo, non si trova qua, esatto, non si trova sempre e spesso non si trova fuori, quindi noi siamo orgogliosi dei nostri lampacioni. Infatti, poi abbiamo dei friarelli oppure peperoni, friggitelli che chiamano chiamati comunemente, poi abbiamo la trippa con le patate, che sono ancora è un altro prodotto che oggi come oggi non tutti mangiano più e non tutti preparano più in casa, un po' per la particolarità che preparare, più che altro non è preparare, per quanto è l'odore della preparazione, non è nemmeno la tipologia della carne, e poi non a tutti, però ringraziando di Dio, tutta quella che prepara la mangiano, non ci sono problemi. Mentre questa qua è una polenta con i broccoli, che ho inventato io perché non la trovi da tutte le parti, non tutti hanno questa tipologia e questo sapore. È un buon prodotto che comunque va molto e la gente me lo chiede molto facilmente e molto spesso di preparare la polenta con i broccoli. Gustosissima l'offerta, tra l'altro appunto viene offerta qui alla Cantina della Canonica con un antipasto particolare, questo antipasto gourmet molto ricco, e poi a seguire i famosi primi piatti e secondo piatti tipici della tradizione, quindi grande attenzione anche nei vini al posto, quindi alle scelte locali. Locale, sì, noi abbiamo prevalentemente usiamo un Nero di Troia, che è un vino locale che è molto gustoso e da pasteggiare è un buon vino, non dà l'acidità, non dà dà il suo effetto con i pasti, con ciò che noi diamo nella tavola. Sì, il nostro antipasto è particolare, credo che non so chi ne prepara uno così. Comunque questo che voi vedete, la maggior parte che vedete qua sopra, sono una metà di quello che faccio nell'antipasto. Immaginate un po', e poi c'è da digerire sulle varie salite e discese di Sant'Agata di Puglia. Grazie Rocco. Viene, viene, navi magunzure, canda, sona, straie da lustre nicchie, mezza sti campa fiorude, nuva zicchia della gene. Li trulla l'odor dell'umera, la selva e li coz d'arantina, a San Nicola de Bere, zita mia te voglio pur te. Quiste in un paese, simpatica e gentile, questa è la Puglia mia, te la già fa vedere. Viene, viene, t'ha già portato un paese, viene, viene, navi ma consule, canta, sona. Questa musica s'ha da cagnà, dimmi brigante, facimmi paura, e ca scoppetta pulimmi cantà, e ca scoppetta pulimmi cantà, e ha, e ha, e mo cantammo una nuova canzone, tutta la gente se l'ha tamparà, noi combattimmo vorrei. Pub Il Brigante, Vito Carrillo ci ha preparato una serie di specialità tipiche, antipasto, una bella tagliata. Questo pub è in onore del brigante sant'agatese Giuseppe Schiavone, tutto ricorda di lui, anche il cibo?
Più o meno sì. È ovviamente tutta roba locale, più o meno locale. Il vulcano è una specialità che faccio solo io. È una pizza che l'ho pensata a Napoli. L'ho ideata io, diciamo. E risponde bene perché parecchia gente viene a mangiarla da tutta la Capitanata, da Foggia, Lucera, da un sacco di parti. E buono, c'è la mozzarella, salame piccante, una cascata di prosciutto e la bufala. Poi tagliata, servita direttamente anche sulla piastra, sulla pietra rovente. Sì, perché ognuno se la cuoce come vuole, in pratica. Ognuno sceglie la cottura che preferisce, chiaramente sono proposte nuove anche appunto in tutto questo, grande scelta, grande attenzione alla scelta del prodotto tipico o comunque locale. Locale, sì. Caratteristica importante del tuo locale, del tuo pub che è aperto d'inverno ed estate, soprattutto è un luogo di aggregazione importante della comunità di Sant'Agata, sono i fantastici antipasti. Quelli sono ormai già da parecchi anni che sono il nostro cavallo di battaglia, diciamo, gli antipasti taglieri. I taglieri con appunto salumi, formaggi e anche le pizze fritte, che rivisitate quelle, però sempre pizze fritte sono. Rivisitate in versione giovanile, in versione pub, il Brigante. E mi vien voglia di restare, anche se non ho più casa, anche se soltanto i sassi dicono questo è il mio paese. E mi vien Siamo qui nella pizzeria giocare. Agatone con la titolare Antonella Capano, pizzeria Agatone dedicata al capitano sant'agatese che abbiamo già incontrato oggi qui, e appunto punto di ritrovo importante nel centro della piazza di Sant'Agata, che conserva un bellissimo forno a legna. Sì, abbiamo proprio voluto dedicarlo a lui perché in piazza non c'era niente che ci ricordasse Agatone, allora noi abbiamo scelto questo nome proprio per portare un po' di storia anche in piazza. Per non relegare Agatone soltanto al castello, e poi una pizzeria appunto forno a legna, prodotti tipici, locali e soprattutto grande attenzione alla tipicità, alla naturalezza e al chilometro zero dei prodotti. Sì, questo sì, da poco abbiamo iniziato a fare anche la pizza con la farina di riso venere, stiamo provando alcuni prodotti insomma che potrebbero piacere, e poi la lievitazione da noi è di 24 ore, quindi c'è pochissimo lievito in questa pizza, è apprezzata da tutti. Aperti inverno ed estate e la pizza è buonissima, lo possiamo dire, c'è anche il pizzaiolo canterino. Sì, questo sì, è mio marito, è a conduzione familiare. Sì. Ed è un punto di ritrovo importante chiaramente di una comunità locale, insomma il sabato in pizzeria è d'obbligo. Questo sì, è la sera per i ragazzi, ormai siamo tutti una famiglia, sono tutti qua e siamo sempre, cioè quando siamo chiusi manchiamo a tutti, questo è sicuro. E mi vien voglia di guardare. L'antico monastero, appena restaurato, o meglio a partire da un intervento architettonico importante che è stato fatto di restauro su un monastero virginiano, è stata aperta una nuova struttura ricettiva a Sant'Agata di Puglia, che già inizia a funzionare già con la stagione primaverile, e poi comunque insomma è stata rinnovata e restaurata, ma con un occhio alla tradizione a partire dai nomi delle stanze. Sì, certo, ci tenevamo particolarmente a mantenere l'attenzione sul paese, su alcuni luoghi simbolo del paese. Qui dove ci troviamo ad esempio è
la stanza l'abbiamo chiamata La Preta, appunto perché l'affaccio si affaccia sulla pietra di San Michele Arcangelo, dove la leggenda narra che si sia posato San Michele in volo. Le altre stanze hanno ognuno, diciamo, il nome tipico del paese, appunto perché chi viene si incuriosisce, magari riusciamo così a creare quell'atmosfera d'accogliente, quell'atmosfera anche di curiosità per i turisti che verranno e che stanno iniziando ad arrivare. Cara, siediti vicino e ti racconterò come le mie mani han toccato mille volte la terra sotto il sole, con la pioggia, col vento. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò le mie fatiche, ti parlerò di come i fiori al mattino sono ancora boccioli. Ti senti sicura, lavori in città, hai la vita inquadrata, io no, t'ha promesso la luna, ti ha dato lo smog, venire da te, ma proprio no. T'assicuro non posso, è più forte di me, se di notte c'è il gelo, come faccio a salvare le gemme del pero, la vigna o il melo, han bisogno di me. A Sant'Agata di Puglia è anche possibile visitare il museo permanente del Come Eravamo, a cura dell'Associazione Sant'Agatesi nel Mondo, che cura anche un portale proprio sul paese di Sant'Agata di Puglia e le attività che qui si svolgono, tra cui abbiamo trovato i pani appunto che si preparano in occasione delle festività di Sant'Agata e di San Biagio, con i nastrini colorati, appunto le mammelle di Sant'Agata e le panelle di San Biagio cosiddette, preparate con i pani azimi ancora tuttora come devozione dalle donne del paese. Voglia di giocare dove ondi c'era una piazza, dove un cuore di bambino ansimava per la corsa, e mi vien voglia di pregare. E così, amici, da una delle strade più strette di Sant'Agata, da una delle viuzze tipiche, le famose trasonne, vi saluto, il nostro appuntamento a Sant'Agata di Puglia finisce qui. Grazie a tutti e al prossimo viaggio. E mi vien voglia di sperare che un giorno qui torni la vita, che col sole ritorni l'amore a riscaldare questo mio paese. E mi vien voglia di pregare dove un dì c'era una chiesa, dove un dì col velo da sposa ti preparavi a dire di sì. E mi vien voglia di sperare che un giorno qui torni la vita, che col sole ritorni l'amore a riscaldare questo mio paese. Mi vien voglia di guardare dietro i vetri di quella finestra per scoprire se ancora resta il ricordo degli occhi tuoi.
vita, che col sole ritorni l'amore a riscaldare questo mio cuore.